Buona giornata amici sportivi, sabato 1 ottobre si esalta la prima edizione della Tre Valli Varesine Gravel, manifestazione organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda. Il ritrovo era fissato presso i Giardini Estensi, sede di partenza e arrivo di questa prima edizione della Tre Valli Gravel non competitiva. Ha visto la partenza ben 300 amatori, amanti del fuoristrada. Partenza alla francese dalle 8.30 alle 9.30, 70 km da percorrere con un ricco ristoro ad Ispra al chilometro 35 offerto dal ristorante Pizzeria 724 di Michele Manganiello. A questa bella cicloturistica ha preso parte anche Fabio Aru e Pascal Richard. Ma andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato al sindaco di Varese e a tanti altri personaggi che hanno preso parte a questa bella manifestazione. Buongiorno a tutti amici sportivi, siamo a Varese, Giardini Estensi, piccola Versailles col primo cittadino Davide Galimberti. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi, bellissima manifestazione come sempre, tanti sportivi, tanti campioni nei prossimi giorni, ma soprattutto si respira una gran voglia di sport, di ciclismo, c'è una città che è pronta ad accogliere queste importanti corse e siamo veramente molto contenti che sia una Tre Valli super partecipata, ma anche una gran fondo con dei numeri pazzeschi. Gran fondo con numeri pazzeschi, ma soprattutto la grande possibilità di far vedere al mondo le nostre bellezze. Beh, indubbiamente il ciclismo è lo sport più popolare da sempre ed è l'occasione per promuovere il territorio, il motivo per cui il Comune di Varese insieme agli altri enti, Camera di Commercio, Regione, è a fianco di questa bella manifestazione. Grazie mille signor sindaco, l'aspettiamo qua. Salve. Amici sportivi, un grande del ciclismo italiano, Fabio Auro. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Fabio, grave. Gravel sì, è una specialità che sta prendendo tanto, tantissimo piede, anche io l'ho scoperta non tantissimo tempo fa, quest'anno ci sarà anche il primo mondiale gravel, quindi siamo ormai a un paio di settimane da quell'evento e che dire, dai, bello, bella esperienza, bel clima anche di partecipanti e anche una bella giornata. Un altro ciclismo. Ma sì, sicuramente, il ciclismo che mantiene in piedi veramente tutto il movimento, tutto il settore amatoriale, e contento di farlo assieme a Specialized, siamo alla Gran Fondo Specialized Series, quindi a una delle prove del circuito Gran Fondo Specialized Series, e quindi che dire, dai, in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo a tutti, buona pedalata, ci vediamo domani. Ci vediamo anche domani, ciao. Con Ermanno Leonardi, amministratore delegato di Specialized. Allora, Specialized per la prima volta è arrivata qui a Varese e si è fatta sentire. A dire la verità eravamo già arrivati a Varese perché un certo Alessandro Ballan vinse il mondiale qua con un casco Specialized in testa perché ai tempi sponsorizzavamo la Lampre. Comunque siamo contenti di essere partner di questa manifestazione, tra l'altro dura 4 giorni, oggi la Gravel, domani la Gran Fondo degli Amatori, la Corso Cronometro e poi anche e soprattutto la Tre Valli Varesine martedì. Quindi il contesto bellissimo, Giardini Estensi stupendi, tanta gente già oggi per questa prova Gravel, quindi un mercato in crescita e poi domani la Gran Fondo con tanti iscritti. Domani Specialized la vedranno proprio tutti? Beh, diciamo che domani è la festa dello sport, è l'ultima prova del nostro circuito Gran Fondo e quindi ci aspettiamo tanta gente, ci sarà anche un po' di pubblico, è comunque la festa del ciclismo e noi siamo, non possiamo non esserci. Gravel, come mai questa grande esplosione? Ma intanto è una cosa nuova, è un po' un mix tra la bici da corsa e la mountain bike. Chi ha voglia di una seconda bici magari vuole provare un'esperienza diversa, lo stradista va un po' in fuoristrada, chi fa la mountain bike si avvicina un po' al mercato della bici da corsa perché la bici è molto simile ed è un mercato in grossissima tendenza, ascesa, i numeri sono importanti e ci aspettiamo in futuro che ci dia delle grosse soddisfazioni. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi avanti tutta. Con Chiara Ciuffini, colei che è ambassador, testimonial, madrina, cos'altro aggiungere?
grande appassionata di Varese e contenta di essere qui per questa bellissima manifestazione. Oggi gravel e oggi divertimento puro. Allora, dopo aver provato, riprovato, fatto tutti i percorsi, cosa ci dici di questa prima gravel? Tu l'hai provata più volte, hai provato veramente in lungo e largo il territorio, cosa ci dici? Che è un territorio magnifico, che si presta benissimo a questo tipo di esperienza, a questo tipo di bici. Il riscontro delle persone che abbiamo qui ci dà ragione. Sono contenta di tutto quello che abbiamo costruito e che si costruirà sicuramente per il futuro andando avanti, perché comunque è un territorio che merita di essere vissuto in bicicletta. Allora, intanto grazie per essere intervenuta ai nostri microfoni. Buona pedalata e ci vediamo domani. Grazie a voi e a domani. Ciao. Impossibile non fermarsi davanti a una maglietta di questo tipo. Qui non si può che onorare questa maglietta. Allora, come ti chiami? Giovanni Montini. Che sensazioni provi a correre con un marchio così? No, beh, bello, sono a casa mia con questo marchio, questa maglietta, è una bella sensazione. Bella sensazione, prima volta di gravel a Varese, cosa ne pensi? Era ora, perché il mondo gravel è già qualche anno che è nato e ci voleva Varese, perché Varese è bici e quindi ci vuole la gravel anche a Varese. Grazie mille, in bocca al lupo e buona pedalata. Sei pronta a fare questa prima gravel, bellissima, hai già provato il percorso? Il percorso in parte sì, l'ho provato in passato, non completamente, quindi 70 km sono abbastanza per oggi, chissà, ce la faremo? Ce la faremo, sì, ce la faremo. La pasta con i fagioli che ci aspetta. L'avevamo capito, ragazze, l'avevamo capito. Allora, in bocca al lupo per la vostra bella pedalata. Grazie. Ci rivediamo qui dopo. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Messi d'accordo una sera, eravamo sul divano e dal divano è diventata una gara. 17 non è un bel numero, però vabbè, porterà. Sfatiamo questo luogo comune, un gran bel numero. È un gran bel numero. We'll be right back.
edizione della Gravel con colui che l'ha voluta con tutte le sue energie, Alessandro Cottini. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Pino, ciao a tutti. Allora, Gravel, una new entry per quello che è il panorama ciclistico del Varesotto, una bella cosa, una bella manifestazione. Contro tutto e contro tutti ho voluto organizzare, prendendo l'invito di Specialized, la prima Gravel di Varese, della Binda. Ho voluto cercare di tracciare un percorso che possa essere emozionante per i partecipanti. Una gara non competitiva, ma una gara per poter, perché le gare competitive saranno oggi pomeriggio la Crono e domani la Gran Fondo. Qui invece volevo far godere di una bella giornata a tutti quelli che avevano il piacere di condividerla con altri. Abbiamo tracciato una grave, un tracciato, ci ho messo mesi e mesi per fare un qualcosa che potesse essere non difficoltoso dal punto di vista tecnico, ma molto piacevole dal punto di vista paesaggistico. Tant'è vero che la nostra grave, forse ho un po' esagerato con i 70 km, ma in realtà ho dovuto tagliare tantissimi pezzi che riproporrò magari l'anno prossimo, per renderla un po' adatta un po' a tutti. Potevano partecipare oggi con bici gravel ovviamente, mountain bike e bici elettriche. La mia idea era proprio quella di dire porta la fidanzata, la moglie, la compagna con la bici elettrica e condividete una bellissima giornata. Non sapevo che cosa attendermi come partecipanti, avevo fatto stampare 100 pettorali dicendo ma al limite li butterò via. Ho dovuto farne ristampare altri 200 e c'erano altre 100 persone che non hanno potuto iscriversi, per cui abbiamo fatto veramente sold out, 300 partenti e purtroppo delle persone che non sono riuscite ad avere il pettorale. Questo dice che Gravel è in grande esplosione dappertutto, ma anche la voglia di venire a Varese a farla. Sì, 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 perché io pensavo che le competizioni, vedendo un po' che il panorama delle Gran Fondo sia mountain bike che su strada, perché un po' la Gravel raccoglie quelli che sono un po' spaventati dalla pericolosità delle strade. Parlavo con Pascal Richard, campione olimpico che è venuto a partecipare alla nostra Gravel e mi ha fatto i complimenti. Il campione olimpico su strada e campione mondiale di ciclocross. E io volevo riuscire a fare un qualcosa che potesse essere divertente e lui mi diceva guarda, mi sono divertito tantissimo, è stata bellissimo e tecnicamente è stata sicuramente una gara facile, arricchita da che cosa? Da un ristoro ricchissimo a Ispra, stile eroica, quindi pasta fagioli, pizza, frutta, dolce e del buon vino. Buon vino rosso, vabbè, tè per gli astemi, ma altrimenti un buon vino rosso per chi aveva voglia di godersi la giornata. Ottimo, direi, come prima edizione non c'era sta grandissima giornata, inteso come temperatura e clima, proprio che va a sposare un po' la filosofia del Gravel. Bisogna far fatica, ma col piacere di farlo. Sì, sinceramente ho fatto gli scongiuri perché da 7 giorni prima è stato un disastro. E devo dire una cosa, abbiamo tracciato con un amico Binda e con Borini Orlando il percorso 11 ore. Eroica, direi. Eroica, siamo arrivati sfiniti. Tra l'altro tu sei il primo ad aver fatto passare una manifestazione lungo il corso della ciclabile del Bardello. Ecco, verissimo. Anche questo è stato difficile perché ottenere le autorizzazioni per questo è stato un lavoro, quindi oltre a trovare il percorso giusto anche avere le autorizzazioni, però è troppo bella, è uno spettacolo che non potevamo non far vivere ai partecipanti. Penso che poi la partecipazione, il fatto che nessuno si è fatto male e tutti che all'arrivo di poco fa erano tutti felici, anche per il bicchiere di rosso che tu hai saputo creare. Ecco, spero che non siano stati felici perché erano tutti altici, ma erano tutti felici, questo mi ripaga di tantissimi sforzi e devo dire che effettivamente è stata una giornata bellissima, arricchita. Allora, la Gravel è per tutti, quindi non per i VIP o per...
però la ciliegina sulla torta è stata la partecipazione di, ripeto, di Pascal Ricciarda, di Fabio Aru e di tutto il team Specialized completo, che hanno colorato veramente il gruppo dei ciclisti e oltretutto hanno onorato, diciamo, il gruppo dei ciclisti, perché sono stati presi d'assalto al ristoro per foto e autografi, insomma. Grazie Alessandro per questa tua intuizione, che sarà sicuramente di volano per quello che potrà essere il futuro del Gravel qui a Varese. Ecco, una chicca, un'anticipazione, ecco, devo ancora farla digerire ai miei soci in vendita. Ho chiesto ufficialmente di poter entrare nel 2024 nell'UCI World Series come Gravel, perché sicuramente, secondo me, il fenomeno Gravel è un fenomeno di ludico, di divertimento, però volevo riuscire a prendere tutte e due le fasce, quindi volevo fare una manifestazione 2024 con al sabato la competitiva e alla domenica la libera tutti, per accontentare tutti i gravelisti. Bravo, grande intuizione, e aspettiamo 2023 per consolidare quello che tu hai saputo fare quest'anno, e 2024 l'apoteosi. Grazie mille, spero di contare ancora sulla Bico Orlando per il percorso. Grazie mille a tutti, grazie mille. Grande, vado fagioli. È buona? Buona. Complimenti al Michele, buonissima. Buona. Ottima, calda, un po' piccantina, però ottima.